Radio Vaticale, siamo col Presidente dei Deputati di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, per parlare del futuro del governo. Allora, ieri il Presidente del Consiglio Conte ha chiesto una verifica a gennaio per capire se andare avanti o meno. La stessa cosa ha fatto un po' Di Maio. Allora, secondo lei che cosa si nasconde dietro questa verifica da Prima Repubblica? L'incapacità di dare risposte. Non è che si nasconde qualcosa, è del tutto evidente che Conte non ha proposte. Due forze politiche si sono battute l'una contro l'altra, una si è divisa poi creando una terza che si batte con la precedente, cioè Renzi-Zingaretti, per chi non avesse compreso nel dettaglio questo nuovo quadro che compone questa maggioranza. Cioè gente che non aveva niente in comune, che si è detta di tutto, che si è insultata, che ha presentato programmi alternativi, che oggi si mette seduta al tavolo insieme per redigere una strategia per l'Italia. Secondo voi può funzionare? Non può funzionare. Ed è quello che stiamo vedendo. Allora, che cosa fa Conte? Il gioco della lattina. Quando uno prende a calcio una lattina e la manda sempre un po' più avanti, senza mai dover rispondere alle ragioni per cui sta facendo questo tipo di cosa, una cosa inutile. È quello che sta facendo adesso il presidente Conte. Non potendo dare risposte ai cittadini sul presente, rinvia a un futuro possibile, racconta che ci sarà un cronoprogramma, che altro non è che scadenzare in una serie di date gli obiettivi che un governo si pone. Quelli che mancano gli obiettivi e quindi mancheranno le risposte agli italiani. Noi abbiamo il nostro cronoprogramma, quello di mandare a casa il più presto possibile il governo Conte, restituendo la parola agli italiani, dando la possibilità agli italiani di scegliersi un governo basato su programmi. La differenza tra questo governo e quello che potrebbe venire dopo il voto degli italiani è che noi vorremmo dire agli italiani: queste sono le cose che verranno fatte, A, B, C, siete d'accordo? Gli altri devono dire A, B, C quello che vogliono fare, i cittadini votano e uno poi il giorno dopo fa quello che ha raccontato in campagna elettorale. È quello che un governo di questa natura non può nemmeno immaginare di poter realizzare. Allora, basta ciance, basta chiacchiere, cerchiamo di arrivare a fatti concreti nell'immediato oppure prendere atto del fallimento di questa esperienza. Che cosa si aspetta dal dibattito sul Consiglio europeo del 12? Allora, sul MES mi sembra che Giorgia Meloni abbia fatto una proposta molto chiara al Movimento 5 Stelle: se davvero non ci state, votate insieme al centro-destra. Questa sarebbe la fine del governo. Io devo dire, nel suo atteggiamento supponente e prevaricante, il ministro dell'economia è stato chiaro: questo MES non si cambia, quello che è scritto, è stato scritto in Europa, si può modificare nel senso della firma, invece di dicembre si può mandare a fine gennaio dopo le elezioni in Emilia Romagna, ma sempre questa minestra ci hanno preparato in Europa con la complicità di Conte, e nonostante noi l'abbiamo scoperti, l'abbiamo denunciati, oggi questi si apprestano a firmarlo e sarà una cosa che metterà in ginocchio la nostra nazione. Allora l'unica soluzione è dire non si firma, e lo può fare il Parlamento italiano grazie alle minoranze, anzi alle opposizioni che hanno chiesto che il Parlamento italiano prendesse una decisione su questo. E allora il Movimento 5 Stelle nel suo programma ha scritto uscire dal MES, non solo non firmarlo, uscire dal MES. E allora oggi dovrebbero mantenerlo, i voti l'hanno preso su questo tema con questa modalità. È la nostra sfida, presenteremo una mozione e nelle prossime ore una risoluzione che dovrà essere votata, è votare insieme, scriverla anche insieme con quelli che davvero in coerenza con i loro principi manterranno l'impegno a cercare di osteggiare in ogni modo una Europa che tenta di condizionare l'economia italiana sempre a svantaggio del nostro popolo. Quindi cerchiamo di rivoltare, siamo andati a Bruxelles ieri con tutto il gruppo parlamentare, per dire c'è un'Italia che viene qui non a rassicurarvi, non a dirvi staremo buonini buonini, fateci quello che volete, a dirvi noi siamo arrabbiatini perché in questi anni ci avete trattato molto molto male, quindi quando ci sarà un governo in cui noi siederemo non vi aspettate da parte nostra gente in ginocchio, gente che abbassa la testa, verremo qui a far rispettare gli interessi degli italiani, con rispetto delle istituzioni, con rispetto delle istituzioni europee, ma con la pretesa di essere rispettati. E sulla legge di bilancio la Camera non toccherà palla? Un'altra cosa divertente, c'è una legge di bilancio che dovrebbe essere la strategia di questo governo e in effetti a questa mattina al Senato ancora non si sa che testo uscirà fuori, non si sa. Si sa che ci saranno tante tasse, non si sa quali tasse esattamente, che percentuale, secondo quale cronoprogramma. Ecco, sulle tasse hanno fatto un cronoprogramma, prima c'era il calendario dei santi.
Adesso noi avremo un calendario nuovo inventato da Conte, il calendario delle tasse. Abbiamo una tassa a ottobre, una tassa a settembre, una tassa a giugno e quindi invece delle festività gli italiani avranno un nuovo calendario da rispettare, è quello dato da questo tipo di imposizioni fiscali che aumenteranno la pressione sui nostri cittadini, che depotenzieranno le nostre imprese, che renderanno meno attrattivo l'investimento in questa nostra nazione. E la legge di bilancio al Senato sta lì ferma nell'attesa che venga modificata di ora in ora da parte del governo con emendamenti e subemendamenti, e ovviamente la faranno arrivare chiusa alla Camera. Significa che alla Camera non si farà altro che assistere allo scempio che hanno fatto, già immaginando di dover fare un altro provvedimento d'urgenza, un decreto omnibus nel quale mettere tutto quello che non sono riusciti a mettere in questa legge di bilancio. Un disastro annunciato. Ultima cosa, le celebrazioni per la nascita del Partito Comunista d'Italia nel 1921, si chiamava così. Il Partito Comunista è stata un'esperienza brutta nel mondo, un'ideologia vergognosa ed infame. In Europa l'hanno paragonata all'ideologia nazista, io credo giustamente, per vittime, per quello che ha compiuto. Certo, c'è stata tanta gente anche in buona fede che ha avuto quella militanza, e io, per chi ha lavorato in maniera militante perché credeva in un'idea, ho rispetto. Ma oggi, con la presa d'atto e la consapevolezza di quello che ha significato quell'ideologia, quella farce e martello, immaginare solo che si festeggi la nascita di quel movimento lo reputo una cosa già discutibile, ma che lo si faccia con i soldi pubblici una cosa vergognosa. Bene, la ringrazio Francesco Lollobrigida, Presidente dei Deputati di Fratelli d'Italia.